Bene, buon pomeriggio signore e signori, benvenuti a questa conferenza che sarà presentata dal relatore Marco Del Bo. Su Marco Del Bo si è laureato in fisica all'università qua a Genova, poi ha ottenuto il dottorato di ricerca all'università di Berlino. Ha lavorato come esperto della strumentazione astronomica, ha lavorato per l'ESA, ovvero l'Agenzia Spaziale Europea. Poi è ricercatore per il Centro Nazionale Francese della Ricerca Scientifica, è autore di vari importanti articoli nella rivista Nature, che è tra le più prestigiose di argomento scientifico, e lavora attualmente presso l'Osservatorio della Costa Azzurra a Nizza. Ed è proprio da questo osservatorio che ha condotto degli studi, delle osservazioni su una famiglia primordiale di asteroidi, da cui appunto prende il titolo la conferenza, che infatti tratterà di questa famiglia di asteroidi risalente a oltre 4 miliardi di anni fa e che ci rivelano come delle informazioni importanti sulla formazione dei pianeti del Sistema Solare, appunto originatisi circa in quel periodo, quindi 4 milioni di anni fa. Pianeti, ovviamente questo perché gli asteroidi non sono altro che frammenti di pianeti che si sono però staccati dal corpo madre, dal corpo centrale, a seguito di un urto, un impatto. E quindi detto ciò mi interrompo, non rubo altro tempo neppure io e lascio la parola al dottore Marco Del Bo, grazie. Praticamente frammenti di pianeti che non si sono mai coagulati, si sono mai formati, e lo vedremo in seguito. Allora, la mia relazione sarà soprattutto sugli asteroidi, in generale farò un'introduzione su questi oggetti, perché ci interessano, come possiamo studiarli, e vorrei invitarvi anche soprattutto gli amici di Polaris ed altri che hanno accesso ai telescopi come il telescopio dell'Antora. A noi ci interessa, a noi professionisti ci interessa poter lavorare con voi per fare certe cose, come vedremo in seguito. Vorrei però cominciare, visto che oggi è una data importante, il 17 febbraio del 1600, oggi è il 17 febbraio, quando è stato giustiziato, diciamo così, Giordano Bruno, che è uno dei primi che parlava della pluralità dei mondi. Ed è incredibile, mi ricordo sempre quando ero bambino, che già mi interessavo di queste cose e non si conoscevano altri mondi al di fuori del nostro sistema solare. E durante la mia vita ho visto che i colleghi hanno scoperto diversi mondi, diversi pianeti che si chiamano i pianeti extrasolari intorno ad altre stelle. Questo è bellissimo, secondo me, veramente viverlo questa cosa. Un'altra cosa molto importante di Giordano Bruno è l'idea che questi mondi potessero essere abitati. E infatti la ricerca astronomica cerca così anche di guardare, di trovare la vita al di là del nostro sistema solare, nel nostro sistema solare e al di là. E in un certo senso gli asteroidi, che non sono pianeti extrasolari chiaramente, ci aiutano a cercare da dove viene la vita, da dove vengono i composti organici e l'acqua che formano il nostro corpo, per esempio. Ed è per questo che noi li studiamo, cioè è una delle ragioni per cui li studiamo. Come vedremo, i corpi minori del nostro sistema solare sono un po' dappertutto. Cominciamo da quelli più vicini alla Terra, che noi del mestiere chiamiamo dall'inglese Near Earth, che vuol dire vicini alla Terra. Sono degli asteroidi e degli oggetti anche molto più piccoli che intersecano l'orbita della Terra e possono impattarla. E qua vediamo una meteora, probabilmente una Geminide, perché riconosciamo la costellazione di Orione e la Geminide sta passando davanti, se è una Geminide non lo so, sta passando davanti alla stella Sirio, se non mi sbaglio. Questi sono oggetti molto piccoli che impattano l'atmosfera e sono pieni di piccoli frammenti di comete e di asteroidi. Le Geminidi in particolare sono frammenti di un asteroide che si chiama 3200 Phaethon, che è un asteroide estremamente particolare. Quando di solito le meteore bruciano l'atmosfera e non hanno quasi niente a terra, ma le più grandi invece cadono al suolo sotto forma di meteoriti, e ce ne sono di diversi tipi. Ci sono delle meteoriti di ferro come questa,
delle meteorite che sono bellissime, qui la vedete tagliata in trasparenza con dietro una luce forte come il sole. Questa è una pallassite, sostanzialmente è ferro, con ferro metallo che poi dentro delle inclusioni di olivina, che sono gli altri minerali simili. E poi ci sono queste qua, che sono le più brutte, diciamo così, sono delle coltellite che si chiamano ordinarie, che sono le più numerose. Ma in realtà non sono così non interessanti, perché se le guardiamo nel dettaglio, le coltellite ordinarie sono delle rocce molto particolari. Qui vediamo una coltellite ordinaria che è stata tagliata in metallo, diciamo così, e si vedono al suo interno queste sferole, questi oggetti rotondi, che si chiamano controle. E questi oggetti si possono datare con delle tecniche radioisotopiche, e quando voi prendete come delle rocce terrestri, se voi prendete le rocce terrestri trovate delle età che vanno, non so, da qualche dei più giovani, qualche milione di anni forse, fino alle più vecchie che datano anche a 3 miliardi di anni, di zirconi in particolare. Ma questi oggetti sono ancora più vecchi. Voi potete datarli e datano a 4,5-4,6 miliardi di anni fa. Non c'è niente sulla Terra che sia più vecchio. In particolare, si possono datare in modo molto preciso. Questa è una meteorite di un altro tipo, che vi dirò. Si possono datare in modo molto preciso quelle inclusioni che si vedono biancastre, che sta in basso a destra, che si chiamano CAI, Calcium Aluminum Inclusion. Sono delle inclusioni ricche in questi composti, e hanno una data molto precisa, 4,567 miliardi di anni fa. Questa è la data in cui pensiamo che il nostro sistema solare ha incominciato a formarsi. Ok? Le altre sferole che vedete sono sempre delle controle, che in realtà c'è un grande rompicapo per capire come queste controle si sono formate. Tuttora non lo sappiamo, ci sono varie teorie, ma non si sa bene come si sono formate e come sono state integrate all'interno di queste meteoriti. Queste meteoriti, vi ripeto, sono dei pezzi di asteroidi che si sono staccati. I due buchi che vedete in alto non sono naturali, siamo noi che ci abbiamo fatto un buco per estrarre un pezzetto di questa roccia e studiarla. Quella lì è la mia mano, e questa qui è una meteorite che si chiama Allende, che è un meteorite di tipo carbonaceo, una coltellite carbonacea, che non sono molto frequenti, non le troviamo molto frequentemente sulla Terra, ma diciamo sono circa il 5% di tutte le meteoriti che troviamo, vediamo cadere. Ci sono delle meteoriti che in effetti si vedono quando cadere, perché c'è un progetto in Italia che si chiama Prisma, che parte di un altro progetto francese che si chiama Fripon, che hanno messo delle telecamere in vari osservatori, che si possono anche prendere e comprare e metterle a casa. Se, per esempio, gli astrofili possono, di solito lo fanno, quando poi chiamano l'osservatorio ne comprano una per metterla, per guardare il cielo, per vedere com'è la condizione del cielo intorno all'osservatorio. Ma questa camera è molto particolare, perché prende anche delle immagini e le correla con tutte le altre immagini delle camere del network, della rete, e cercano di capire, quando vedono una meteora, di capire se c'è una meteorite e di andare a trovare. Questo è molto interessante. Allora, ripeto, attenzione, coltelliti carbonacee, perché hanno del carbonio, dei composti organici, e coltelliti ordinarie, che sono la maggioranza, il 95%, quasi, no, il 90% delle meteoriti che troviamo. Queste meteorite, questi oggetti, che sono oggetti piccoli, dell'ordine di qualche decina di centimetri, che girano nello spazio, non sono solo belli da trovare, tra l'altro hanno anche un grosso valore, li potete vendere, perché sono rare, ci si possono fare dei gioielli anche, eccetera. Non con le coltelliti carbonacee, quello non funziona. Sono anche, ci danno anche fastidio, perché questi oggetti viaggiano a velocità dell'ordine di decine di chilometri al secondo, e quindi impattano, per esempio, i pannelli del telescopio spaziale Hubble. E vedete, questi qua sono i pannelli stati recuperati da una delle missioni Shuttle, e si vedono quei buchi
che dei frammenti piccolissimi di asteroidi e comete ci hanno picchiato dentro e hanno fatto questi macelli. Questi quindi gli impatti dei corpi minori del sistema solare sono una delle cose più importanti che a noi ci interessa, e vedremo perché sono, è da lì che nascono le famiglie di asteroidi. Il primo impatto, che addirittura si dice che è stato osservato in diretta, è questo qua, osservato da dei, se non mi sbaglio, dei monaci di Canterbury in Inghilterra, che uscendo dal convento una notte, forse per andare a bere le Kentish Ale, che sono delle birre molto buone, hanno visto come la luna, come se avesse un flash, una grossa luce del fumo che usciva dalla luna, che è come la vediamo in questo caso. E per molto tempo gli astronomi pensavano che addirittura la posizione di questo lampo di luce, di questo fumo che usciva dalla luna, descritta da questi monaci, fosse legata a un cratere ben conosciuto sulla Luna, che guarda caso porta il nome di Giordano Bruno, che è uno dei crateri più giovani che ci siano sulla Luna. In realtà non è così giovane, cioè non data, le datazioni che sono state fatte in seguito lo datano molto più in là, non è certamente un cratere che si è formato nel 1100. Ma ci sono altri fenomeni che a noi ci interessano, per esempio queste sono osservazioni fatte dall'Agenzia Spaziale Europea, che ha un telescopio in Grecia, e infatti la mia fidanzata che si occupa di questo progetto lavora osservando, che questo telescopio lavora osservando il disco lunare in continuazione quando la Luna è al primo quarto, e osservano quando dei piccoli oggetti, dei piccoli asteroidi picchiano sulla Luna, e vedete là in alto che appare un piccolo flash di luce, eccolo lì, questa è una meteorite, diciamo così, che picchia sulla Luna e fa delle cose. Che cosa fa? Fa un cratere, aspettiamo che funzioni, vediamo qui la superficie. Grazie alle missioni spaziali è possibile ricostruire, si cerca dove la meteorite ha impattato la Luna. Queste sono immagini fatte con il Lunar Reconnaissance Orbiter, che è una missione spaziale che sta girando intorno alla Luna tuttora dopo tanti anni. E se funziona, si vede, ecco sì, si vede prima e dopo. Questa è una sequenza di immagini, cioè sono due immagini, una presa prima e una presa dopo l'impatto di questa meteorite sulla Luna. Quindi dicevo, gli impatti cambiano, gli impatti di meteoriti e di asteroidi, che sono in realtà sono dei piccoli asteroidi, impattano la Luna, la Terra. Questi qui sono oggetti molto piccoli, dell'ordine di qualche decina di centimetri, 10, magari 50 centimetri. Forse questo qui molto brillante, che è stato trovato, forse arriverà anche al mezzo metro, forse anche un po' di più. Ma ci sono anche degli eventi che si vedono bene sulla Terra. Questo è il bolide di Chelyabinsk, che ha passato nel 2013, se non mi sbaglio, sì, e ha fatto bel casino, diciamo così, perché ha rotto un sacco di, cioè l'onda d'urto creata dall'evento nell'atmosfera ha rotto finestre, fatto sbattere portoni, e la gente, cioè ci sono state 1500 persone che sono andate all'ospedale per questo evento. Questo era un oggetto molto più grande, probabilmente dell'ordine dei 5, 6, forse 10 metri, non ricordo bene i valori, ma potete trovare su internet. Un oggetto molto più grande, dell'ordine di 100 metri, forse un po' più piccolo, tra 50 e 100 metri, cadde intorno mi sembra, 30 giugno del 1908 in una zona della Russia che si chiama Tunguska, e ha devastato tutta la foresta intorno. Per fortuna la zona non era abitata. Chiaramente più gli oggetti sono grandi, più gli eventi sono rari. Ok, perché ci sono molti asteroidi piccoli e molto meno di grandi. Tuttavia non è impossibile che degli oggetti di dimensioni considerevoli impattino la Terra e la Luna, infatti vediamo i crateri anche di grandi dimensioni. Il più interessante è questo, che è un cratere sommerso che sta nell'isola dello Yucatan, ed è chiamato Chicxulub.
Questo cratere si pensa, anzi si è quasi sicuri, sia legato, cioè sicuramente legato, i dettagli ve li lascio a voi, all'estinzione dei dinosauri, perché il cratere è datato a una delle più importanti estinzioni di massa del tipo 65 milioni di anni fa. Questo è un oggetto, c'è tutto un dibattito sull'origine di questo asteroide che ha colpito la Terra e ha formato il cratere di Chicxulub. C'è addirittura un lavoro scientifico pubblicato su Nature da Bill Botkin che dice che questo asteroide viene da una particolare famiglia di asteroidi che andremo a incontrare ben presto. Studi successivi hanno dimostrato che invece probabilmente non è il caso, e però non è ancora chiaro esattamente da dove venisse questo asteroide e di cosa era fatto. Sembra sia stato un asteroide simile alle condriti carbonacee, quindi un oggetto che conteneva dei composti di carbonio, organici e così. Questo oggetto, che ha colpito la penisola dello Yucatan, dipende dalla sua composizione, che non conosciamo esattamente, ma se era un oggetto carbonaceo, era un oggetto dell'ordine di 8-10 km, quindi un grosso, cioè un asteroide di una certa dimensione. Ok? Stiamo cominciando a parlare di asteroidi. Ecco qua alcuni tipi di asteroidi che sono stati visitati da diverse missioni spaziali, perché gli asteroidi da Terra non li vediamo come li vediamo da vicino, ci vanno delle missioni che vanno sull'asteroide e li osservano, perché comunque sono degli oggetti, non sono, cioè sono degli oggetti relativamente piccoli. E vediamo una serie. E il più grande qua davanti è 21 Lutetia, è stato osservato dalla missione spaziale Rosetta, ed è un oggetto che fa circa 100 km di dimensione, okay? E sta nella cintura principale, che vedremo tra qualche minuto. Poi ce ne sono un'altra serie, per esempio questo qua che vedete sulla sinistra a metà dello schermo, si chiama Eros, è come il dio dell'amore, ed è un oggetto near Earth, cioè sta vicino alla Terra, può passare vicino alla Terra. In realtà è il secondo più grande near Earth che conosciamo, fa circa 30 km di lunghezza, però sembra una patata, per cui è molto più sottile nell'altra dimensione. Diciamo, se fosse una sfera sarebbe 20 km di diametro, più o meno. E gli oggetti più piccoli che abbiamo ormai osservato nelle missioni spaziali sono, per esempio, ora non lo vedo, eccolo là, 25143 Itokawa, che è piccolissimo, non si vede quasi, sta di fianco tra Eros e Lutetia, e fa circa 300-350 metri di diametro. L'asteroide, anche quello, è near Earth, quindi può impattare la Terra. Lutetia no, Lutetia sta nella cintura principale, che vediamo tra poco. Se avete domande, fermatevi, potete interrompere quando volete, oppure possiamo fare la fine. L'asteroide più grande, il primo che è stato mai scoperto in Italia, da Giuseppe Piazzi, si chiama CER ed è stato osservato dalla missione spaziale della NASA Dawn, che vediamo qua. Anche lui sembra essere simile a una condrite carbonacea. Quindi vedete che c'è già l'idea che questi asteroidi sono oggetti che provocano le meteoriti. È molto interessante questo oggetto perché ha dell'acqua sulla sua superficie, sotto forma di ghiaccio, molto poca, però c'è. E ha anche dei sali che vediamo qua in questo cratere che si chiama Occator, e questi sali sono depositati giustamente dall'acqua che sublima, che viene fuori solo dalla superficie, e andando via nello spazio lascia dietro questi sali. Quindi sono molto complessi questi asteroidi. E si vede bene il cratere Occator, queste immagini con i colori rinforzati. Questa è Vesta, invece, che è uno degli asteroidi più grandi, terzo più grande se non mi sbaglio, e fa circa 500 km di diametro. Questo è un oggetto completamente diverso da CR, non ha nulla a che vedere, non è simile alla condrite carbonacea, ma è simile al basalto, che per esempio che vediamo nelle eruzioni vulcaniche. Se voi andate su delle isole vulcaniche trovate un sacco di roccia basaltica, Vesta è molto simile. E infatti si pensa che abbia un'origine ignea, cioè dovuta alle metamorfosi termiche. E se ci fosse l'acqua sarebbe andata via totalmente. Non tutta però, perché come vedete vicino a questo cratere qua, che è una piccola regione di Vesta, che fa 10 km, fa circa 20 km
per 20 km in quella regione, vedete che ci sono degli cratere, ci sono degli impatti, e c'è come della materia scura, veste molto, molto brillante sulla superficie, ma lì al centro c'è questo splash oscuro, che sono degli asteroidi di tipo carbonaceo che hanno fatto l'impatto su quest'altro tipo di asteroide che non è carbonaceo, hanno depositato della materia carbonacea e organica. Questo è Eros, che abbiamo già visto, e qui lo vediamo più nel dettaglio, vediamo il suo suolo, che ha tutte queste rocce sulla superficie. E questo è una visione molto ravvicinata del suolo di Tokugawa, che è un oggetto molto piccolo. Queste rocce qui sono dell'ordine di 10 cm, un po' di più, forse le più grandi sono 50 cm. E le più piccole, che si vedono verso la parte destra in alto, sono come della ghiaia, sostanzialmente, che sta su cielo. Questo qua, questi oggetti qua che noi vediamo, sono esattamente delle condriti ordinarie. Cioè, perché lo sappiamo? Perché la missione spaziale l'ha portata a terra. L'ha portata a terra un pezzettino piccolissimo. La missione si chiama Hayabusa. L'analisi chimica mostra che sono esattamente uguali alle condriti ordinarie, dimostrando che i primi scienziati hanno pensato che le meteoriti, condriti ordinarie, vengono da questi tipi di asteroidi, hanno ragione. Ok, prepariamoci per andare a trovare le famiglie di asteroidi. Che cosa sono le famiglie di asteroidi? Presentato un po' gli asteroidi. Ok? Qui vediamo se va, non so se funziona. Accidenti. Adesso faccio così. Allora, allora qua vediamo, questa è un'animazione che avevo fatto tanti anni fa, che mostra, allora, cominciamo ad andare un po' più nel difficile, ok? Allora, vediamo i due assi. Al centro c'è il Sole, che è questo pallino nero, e i pianeti Mercurio, Venere, la Terra e Marte sono rappresentati con dei cerchi di colore. Mercurio è rosso, Venere è verde, la Terra è blu e Marte è quello viola. Ogni pallino è la posizione di un asteroide di tipo near, cioè che passa vicino alla Terra, scusate. Questo video si fa... penso tutto. Scusate. Va bene lo stesso. Questo video si fa, l'ho fatto facendo ogni immagine della posizione dell'asteroide ogni giorno, mi sembra. Ok, quindi vediamo i pianeti che si muovono e gli asteroidi pure. Guardiamo le distanze, ok? Queste due unità di misura sono unità astronomiche, astronomical unit. Una unità astronomica è 150 milioni di chilometri, cioè la distanza media tra la Terra e il Sole, ok? Per cui dove c'è uno siamo a 150 milioni e dopo 300 milioni di chilometri e così. Okay, ci stiamo. Se andiamo a vedere, quindi siamo nella zona interna del nostro sistema solare. Se noi andiamo avanti, se riesco a farlo andare, ecco, questo abbiamo zoomato verso l'esterno e qui siamo alla scala di 5 unità astronomiche. Ok, quindi vediamo sempre i pianeti interni, Mercurio, Venere, la Terra e Marte. E c'è Giove, che è il pallino in azzurro là in alto, che sta, la sua orbita è 5 unità astronomiche di raggio. Ok? Vedete che c'è questa struttura che sembra una ciambella, che è piena di asteroidi, che si chiama la cintura principale degli asteroidi. Qui è dove la maggioranza degli asteroidi stanno e vivono. Ok? Allora, questo è, stiamo vedendo il sistema solare lo vediamo dall'alto. Okay? Le orbite dei pianeti sono nel piano del nostro schermo. Però non tutte le orbite sono veramente nel piano. Ok? L'orbita è il movimento del pianeta o della stella, dell'asteroide attorno alla stella, cioè il nostro Sole. Vi dicevo, non sono esattamente nel piano, ma le orbite hanno quella che si chiama inclinazione.
ok? Che la vediamo qui in questa specie di diagramma. Vediamo, è in inglese, mi scuso per questo, ma vediamo, vi do un esempio. Allora, questi, quelli, i cerchi sono tutti pianeti, fuorché l'ultimo, che è Plutone, Pluto, che era un pianeta quando ero bambino, adesso è un grosso asteroide. Più tecnicamente è un oggetto transnettuniano. Mi sembra ci sarà una conferenza su questi oggetti tra un paio di mesi. Ok? Come vedete, l'orbita di Plutone è inclinata, molto inclinata rispetto al piano degli altri pianeti. Ok? Per cui questa inclinazione, che si misura in gradi, si può misurare. E vediamo che gli asteroidi, se guardiamo come vi ho mostrato prima a sinistra, guardando il sistema solare dall'alto, cioè vedendo le orbite, il piano delle orbite, vediamo la cintura degli asteroidi in giallo adesso, Giupiter e Giove, Marte e così via, e quando lo guardiamo invece di taglio, cioè il sistema solare, il piano del sistema solare è così, è orizzontale, vediamo che gli asteroidi si allontanano da questo piano, giustamente perché le loro orbite sono inclinate, mentre invece i pianeti stanno tutti nel piano della orizzontale. Allora, non so se è chiaro, ok? Allora, qui mi scuso perché l'ho fatto un po' di velocità, questa cosa avrei dovuto metterci l'angolo, ma in realtà vi mostro un diagramma che questo è il seno dell'angolo, che è una funzione trigonometrica, ma vi vado a spiegare. Allora, ogni pallino, come vedete qua, è un asteroide, ne conosciamo quasi 1 milione, dentro la cintura principale, perché cominciamo da 2 unità astronomiche, quindi tipo 300 milioni di chilometri, fino a 3,4 unità astronomiche. Marte a 1,7, Giove a 5 unità astronomiche, Saturno a 10 unità astronomiche, e così via. I pianeti giganti sono più lontani. Ok, quindi sull'asse orizzontale sta scritta quanto l'orbita è grande, il semiasse maggiore dell'orbita. Sull'asse verticale ci sta scritto il seno dell'inclinazione. 0,1 corrisponde, se non mi sbaglio, a circa 5 gradi di inclinazione, quindi sono veramente degli oggetti poco inclinati. 0,2 siamo quasi a 10, diciamo 8 gradi di inclinazione, e avanziamo fino più in alto, siamo a 20 gradi di inclinazione e così via. Vedete che la maggioranza degli asteroidi sta quasi nel piano del sistema solare, ma alcuni si allontanano perché hanno orbite molto più inclinate. Ma la ragione principale per la quale vi voglio mostrare questo diagramma è che i punti non sono distribuiti un po' dappertutto, non è una distribuzione omogenea, ma ci sono, vedete chiaramente ci sono dei gruppi, ok? Questi gruppi che si vedono bene, per esempio ce n'è uno qua, dove tra 2,8 e 3 unità astronomiche c'è un gruppo orizzontale di asteroidi che stanno tutti in quella regione ben definita. Okay? Se guardiamo nella zona più esterna c'è un gruppo sopra 3,2, c'è quel gruppo lì che si chiama famiglia di Temis. Se andiamo più in alto ce n'è un altro, un po' più sulla sinistra c'è un altro gruppo di asteroidi e più sulla destra ci sono dei gruppi molto molto compatti, molto molto ben definiti. Questi gruppi di asteroidi che si vedono benissimo in questo diagramma si staccano dal fondo globale di asteroidi che si chiama fondo di asteroidi, ok? Che vediamo per esempio nella zona tra 2,2 e 2,5 unità astronomiche. Ci sono questi gruppi e questo fondo generale di asteroidi. E adesso faccio una piccola magia, coloro gli asteroidi così, ok? Questo colore è relativamente simile al colore dell'asteroide, ma soprattutto è legato a quanto la superficie è brillante. Si chiama albedo ed è la riflettanza della superficie. Cioè, per esempio, un foglio bianco sarebbe colorato di rosso in un diagramma, mentre invece un foglio nero sarebbe colorato di blu. Ok? Vedete chiaramente che i gruppi di asteroidi hanno anche dei colori ben definiti, cioè hanno anche una riflettanza, un albedo ben definita. Lo vediamo molto bene nella zona interna della cintura tra 2,1 e 2,5 unità astronomiche, dove il fondo
è, non si sa bene esattamente di cos'è il colore, ci sono parecchi asteroidi blu, quindi scuri, e parecchi asteroidi chiari anche nella zona. Ma nella zona più bassa del diagramma si vedono chiaramente quei gruppi di asteroidi scuri, che sono colorati in blu, ok? Si vedono molto molto bene. Allora, queste sono le famiglie di asteroidi. Finito, posso andare. Ok? Questi gruppi sono stati notati nel 1918 da Lilia Rana e studiati moltissimo qua in Italia dal professor Zappalà, Cellino e tutti i miei colleghi e altre persone, il professor Milani, che è un ordinario di Pisa che adesso sta andando in pensione, sono poi padri di questi studi degli asteroidi. Ok, giusto per darvi un'idea, poi torniamo indietro, aggiungo i pianeti, cioè ho compattato la cintura della zona che voi vedete, adesso abbiamo capito, e quelli che voi vedete sono le inclinazioni dei pianeti. Anche i pianeti non sono esattamente tutti i nostri complanari. Ok? Il Giove è quasi, l'orbita di Giove è quasi nel piano, quella di Marte è un po' più inclinata. Ma torniamo ai nostri asteroidi. Ok? Allora, quindi abbiamo il concetto che gli asteroidi, questi gruppi di asteroidi, queste famiglie, sono asteroidi che hanno orbite molto simili, molto vicine, altrimenti sarebbero dispersi. Più la famiglia è compatta, più i cluster, diciamo, i gruppi sono compatti, più le orbite sono vicine. Ok? Abbiamo delle famiglie, come per esempio quella che sta rossa, che vediamo dalla parte sinistra in basso del diagramma, che è molto diffusa, molto molto dispersa. Quella è la famiglia di Flora, è molto dispersa. E vi do già l'idea che i gruppi di asteroidi che sono molto compatti, come quelli che vediamo a destra sopra 3,2 a circa 0,2 di segno di inclinazione, sono molto giovani, delle famiglie che sono molto molto giovani, mentre invece, quindi sono asteroidi giovani, vi dirò la data più o meno, mentre invece le famiglie che stanno molto disperse sono famiglie molto vecchie. Allora, ho preso questo video da YouTube, è un video fatto dalla missione spaziale di OSIRIS-REx, che incontreremo alla fine della mia presentazione, è purtroppo in inglese, ma vi darà un'idea un po' di quello che succede. Sono video fatti molto bene. Allora, questa è la cintura, main belt, e ogni asteroide è una patata. E se gli asteroidi, di solito gli asteroidi viaggiano in su orbite che non si disturbano l'uno con l'altro. Ma può succedere che uno degli asteroidi, per qualche ragione, si sposti leggerissimamente, devia la sua traiettoria e impatti un altro. Questo impatto genera un sacco di frammenti, vedete che la patata si è completamente distrutta, e questi frammenti sono le famiglie di asteroidi, che quindi hanno orbite simili, ma hanno anche composizione simile. Infatti gli scuri stanno con gli scuri e i chiari stanno con i chiari. Ok? Succede un'altra cosa, che durante questo impatto c'è una sorta di sconvolgimento della cintura degli asteroidi, e alcuni asteroidi possono finire in quelle che si chiamano risonanze, che non sto a spiegare, se non lo spiego se fate domande. Alcuni asteroidi finiscono in queste zone di instabilità che sono come delle uscite dell'autostrada. Quando questi asteroidi cadono in queste uscite dell'autostrada, escono dalla cintura principale e arrivano nella zona, come abbiamo imparato, il near Earth, cioè arrivano nella zona vicino alla Terra. È così che gli asteroidi tipo near Earth, cioè gli asteroidi vicini alla Terra, si generano venendo dalla cintura principale. Questa è una simulazione fatta da un mio collega, che si chiama Patrick Michel, dell'osservatorio di Nizza, dove lavoro, che fa vedere l'impatto di un asteroide contro un altro asteroide e la formazione di tutti questi frammenti che, come vi dicevo, sono le famiglie. Penso che questa sia una delle ultime cose difficili. Ok? Come vi dicevo,
l'età delle famiglie si misura dalla dispersione degli elementi orbitali, cioè quanto più il gruppo di asteroidi è compatto, tanto più le orbite sono vicine tra di loro, tanto più la famiglia è giovane. Quello che vediamo sulla sinistra, di nuovo in unità astronomiche, nella ordinata, cioè nella verticale, è un altro elemento orbitale, lo potete prendere come se fosse l'inclinazione, la stessa cosa, in realtà no, voi fate finta che sia l'inclinazione. Al passare del tempo, la famiglia è molto compatta all'inizio, a sinistra, e al passare del tempo, dopo 1,7 miliardi di anni, la famiglia è completamente dispersa, cioè la famiglia è totalmente da tutte le parti. E quella che abbiamo scoperto noi, permettetemi di tornare un momento qui, guardate bene la cintura degli asteroidi, guardate bene la parte interna tra 2,2 e 2,5 metà astronomiche, questa cosa che ha questa forma come di un cuneo, dove ci sono dentro queste famiglie, guardate, notate quanto sono compatte le famiglie, sono molto molto ristrette, a parte flora che è un po' diffusa. Ma quando la famiglia che abbiamo scoperto noi è questa, cioè è estremamente diffusa, ok? Non sto a soffermarmi come abbiamo fatto a scoprirla, abbiamo usato delle nuove tecniche per individuare questi asteroidi, e abbiamo trovato che questi asteroidi che stanno quasi su tutta la parte interna della cintura in realtà sono parentati, cioè sono legati l'uno all'altro da una parentela di famiglia, cioè sono tutti membri della famiglia, sono tutti frammenti di un asteroide primordiale che si è spaccato. E misurando la dispersione, cioè quanto questi punti sono diffusi nella cintura degli asteroidi, possiamo misurare l'età. Abbiamo trovato che questa età è praticamente una delle famiglie più vecchie che noi conosciamo, ed è più vecchia di 4 miliardi di anni, probabilmente potrebbe essere 4,5, e quindi potrebbero essere i primi asteroidi che si sono formati nel nostro sistema solare. Questo risultato l'abbiamo pubblicato in questo articolo che potete scaricare da internet, e la cosa che abbiamo fatto, vorrei dire che non è un lavoro solo mio, ma sono dei collaboratori, in particolare Alessandro Morbidelli, che è un po' il mio capo di gruppo a Nizza e che avete già ascoltato forse due anni fa, se non mi sbaglio, italiano, che è un esperto di dinamica degli asteroidi. Allora, la cosa super interessante è che, come vi dicevo, questi sono i primi asteroidi che si sono formati, quindi. Grazie a dei telescopi come il telescopio della NASA infrarosso che sta su Mauna Kea di Hawaii, abbiamo misurato la luce che viene da questi asteroidi. Vedete qui il telescopio, lo faccio per gli esperti. Vedete qui il telescopio, la sua montatura è una specie di forcella, il tubo è questo traliccio rosso, è un telescopio tipo Cassegrain, quindi molto compatto, con una focale estremamente lunga perché lavora nell'infrarosso, un telescopio di 3 metri di diametro, abbastanza vecchio, e ha questa forcella che in realtà è una specie di, come si chiama, telaio, diciamo così, che tiene il telescopio e gli permette di osservare la radiazione del cielo. Questo è uno dei migliori telescopi per studiare gli asteroidi. Cosa si fa? Noi misuriamo la luce riflessa degli asteroidi e la scomponiamo con dei prismi in funzione della lunghezza d'onda, e come una sorta di arcobaleno. E andiamo a vedere queste cose qua. Questi sono spettri di asteroidi, cioè la quantità di luce riflessa dalla superficie in funzione della lunghezza d'onda. La parte della luce visibile sta tra 0,5 circa 1 micron, in realtà un po' meno, 0,8 micron, dove è sensibile il nostro occhio, le macchine fotografiche, eccetera. Ma questo telescopio permette di andare più lontano. E vedete che i tipi diversi di asteroidi hanno spettri molto diversi. Per esempio, quello che è scritto V
ha questo andamento molto sinuoso, con queste bande intorno a 1 micron, a 2 micron, ed è tipico del basalto. Se voi prendete un basalto e fate lo spettro del basalto, vedete questo spettro qua. E V perché è Vesta. Questo è lo spettro che viene da Vesta. Invece il tipo C, carbonaceo, sono degli spettri che sono molto molto lisci, che non hanno quasi nessuna feature, non hanno quasi nessuna struttura. E noi abbiamo guardato con molta attenzione gli spettri di una ventina di asteroidi della nostra famiglia e vedete che sono tutti molto molto piatti. Non c'è nessuno che ha delle bande come quelle che ho mostrato prima. Per cui vuol dire che questi oggetti sono degli oggetti tipo carbonaceo, quindi contengono composti organici, contengono probabilmente dell'acqua e forse i mattoni fondamentali della vita. Sono anche molto scuri. C'è un altro diagramma che non faccio vedere, che mostra anche quanta luce riflettono. Ne riflettono circa il 5% di quella che gli arriva dal sole. Gli studi per questa famiglia stanno continuando, perché a noi ci interessa vedere, per esempio, questa parte qui è la parte visibile, vorremmo vedere come si comportano questi asteroidi spettroscopicamente nell'infrarosso. Un'altra cosa che stiamo facendo è guardare le loro forme. E questo vi invito a discutere con me o con altri, per esempio dei miei colleghi, perché lo facciamo usando dei telescopi molto più piccoli, dell'ordine del 30, dal 30 cm al metro di diametro, e questo è il, non lo faccio vedere, questa è una pagina web che ho fatto io, che è segreta, diciamo così, ma se vi interessa vi do il link, vi do dove andare a trovare. Ed è la fotometria degli asteroidi più antichi. Non commento il diagramma perché è complicato, vi faccio vedere giusto come si presenta la pagina web. È una pagina fatta all'antica, non mi piace fare pagine troppo complicate, ma è un programma di fotometria. Sostanzialmente con dei telescopi simili a quello dell'Antola si potrebbero misurare le curve di rotazione di questi asteroidi, e queste curve di rotazione ci dicono delle cose fondamentali, tipo dove vengono, la loro forma e così via. E ci sono già diversi gruppi che stanno lavorando con noi, uno di Napoli e un gruppo di Nizza che stanno lavorando con noi, più diciamo l'Albino Carbognani, che conoscerete probabilmente, che sta ad Aosta, che vabbè, lui non è un astronomo professionista, ma lui è molto, collabora moltissimo con gli astrofili, e in effetti c'è un piccolo problema al telescopio, un problema sul movimento della declinazione, e quindi non possiamo usarlo in questo momento, ma lo faremo. A noi ci interessa osservare tutti questi asteroidi che fanno parte della famiglia che vi dicevo. Andiamo verso la conclusione, e volevo farvi vedere perché questa famiglia è così interessante. Questa famiglia è interessante perché gli asteroidi più vecchi ci dicono come il nostro sistema solare si è formato. Dopo perdiamo un pezzetto del titolo, non è grave. Quello che questa diapositiva mostra è la formazione dei planetesimi. Allora, cosa succede? Le teorie di formazione planetaria spiegano che durante la formazione di una stella come il nostro Sole c'è la formazione di un disco, come quello che vedete qua, e nel quale un disco di gas e polveri, nel quale le polveri si aggregano, formano degli oggetti sempre più grandi, giustamente i planetesimi, che sostanzialmente sono degli asteroidi molto antichi. Questi asteroidi poi per collisione, impatto di nuovo, formano degli oggetti più grandi, i pianeti, e devono fare tutto molto alla svelta perché deve succedere questo durante la fase gassosa, quando c'è del gas, perché una volta il gas va via in tipo 5 milioni di anni, 5-10 milioni di anni, che sono molto pochi, pensando alla scala dei tempi, il nostro sistema solare era così 4,567 miliardi di anni fa, 4 miliardi, 500 milioni, 600 miliardi di anni fa. Allora, tutto questo era teoria, è diventata osservazione, incredibilmente, grazie al telescopio spaziale Hubble, che quando eravamo all'università,
tempi d'oro, cominciamo ad arrivare alle prime immagini di dischi protoplanetari. E adesso, grazie al telescopio ALMA, che è un telescopio che lavora nelle lunghezze d'onda infrarosso, vedete le immagini di dischi di un disco protoplanetario che sta intorno alla stella HL Tauri, nella costellazione del Toro. Allora, quello che succede, non so se riesco a farlo andare, spero di sì, ci sono degli studi di un gruppo, si chiama Anders Johansen, il capo, e che fa questi studi, e altri, Leiden per esempio, Leida, Heidelberg e così via, che studiano, questa è una simulazione numerica fatta con un computer, che dimostra le trame del gas, cioè l'asse verticale è lungo la rotazione del disco e l'asse orizzontale è la distanza dalla stella. Si vede che se voi mettete del gas e della polvere e con un supercomputer simulate quello che succede, questi si formano queste trame nel gas che pian pianino formano dei agglomerati, degli aggregati gravitazionali che sono i nostri planetesimi. Ok? Quindi andare a studiare gli asteroidi più antichi ci avviciniamo il più possibile alle fasi, a queste fasi, quando si formano i planetesimi. Ok, se funziona, ecco. Vado verso la fine della mia presentazione, questo giusto per riassumere l'idea, questo è un riassunto, uso questa immagine come riassunto, viene da un lavoro quasi divulgazione della mia collega, si chiama Francesca De Leo, che è di origine italiana, che sta negli Stati Uniti. E vedete l'idea, quella che vedete qua sulla Terra, la cintura degli asteroidi disegnata con quella banda, c'è un impatto tra gli asteroidi, si forma una famiglia di asteroidi e per caso alcuni pezzi di questa famiglia possono finire, non tutti, perché la famiglia che abbiamo scoperto sta nella cintura, ma sicuramente una parte di questa famiglia è andata a finire nelle risonanze da dove poi questi oggetti arrivano e cadono sulla Terra. Come asteroidi, quelli che ha ucciso i dinosauri, o molto più frequentemente come meteoriti che noi vediamo tuttora. Ma prima di cadere sulla Terra, questo processo qua dura circa 10 milioni di anni. Cioè l'asteroide si rompe e ci mette circa 10 milioni di anni prima di cadere sulla Terra, o sbattere sul Sole. Quindi ci sono diversi asteroidi, che sono questi di ricerca Near Earth, questi asteroidi vicini alla Terra, che vengono dalla cintura principale, da una famiglia della cintura principale, ci vuole la formazione della famiglia, e stanno intorno alla Terra. Allora, l'idea generale è quella di andare a prendere un pezzo di questi qua. E qui vediamo uno di loro, che si chiama Bennu, questa è un'immagine radar, è una ricostruzione dell'oggetto radar, è un oggetto di circa 500 metri di diametro, che ha delle caratteristiche praticamente identiche, spettroscopiche e di brillanza della superficie, uguali a quella della famiglia che abbiamo scoperto nella cintura principale. Queste caratteristiche sono praticamente identiche, per quello che possiamo saperne, alle condrite carbonacee. Ok? E quindi vediamo una di condrite carbonacee, questa qui è Murchison, che contiene dei composti chimici, contiene degli aminoacidi che sono, come sapete, i mattoni della vita. Ci sono aminoacidi, ci sono altri composti organici e c'è dell'acqua dentro, sotto varie forme. Allora, il nostro interesse è molto importante verso questi oggetti, perché questi oggetti, come è chiaro, hanno colpito la Terra e hanno probabilmente portato questi composti organici e l'acqua. Giustamente, perché la Terra all'inizio non aveva probabilmente acqua, era estremamente diversa, vi parlo di 4 miliardi e mezzo di anni fa, era molto diversa, e quindi la domanda che noi ci poniamo è chi, grazie a cosa, la Terra è passata da una situazione sostanzialmente secca a una situazione con acqua e composti organici e così via. La risposta, secondo noi, è negli asteroidi. Sono gli asteroidi, le comete, sono tutti gli asteroidi che hanno portato questi composti. Gli asteroidi, quelli che nel diagramma di prima abbiamo visto, erano di colore blu, quelli che sono scuri e sembrano condriti carbonacee.
quelli che invece erano di colore rosso, chiari, quelli sono secchi, non hanno acqua, perché quelli hanno impattato, anche loro non hanno portato per niente di quello che ci interessa. Allora, andiamo verso la conclusione, vi faccio vedere un video, giusto per rilassarsi al momento, che ci porta, forse è un po' lungo, ma questa è l'idea di quello che stiamo facendo. Questo è il decollo, è un video scaricato da YouTube, ma mi fa piacere mostrarlo perché io lavoro per questa missione spaziale che si chiama Osiris Rex, che è una sigla, non è stato mai voluto dire. So che Rex vuol dire Regolith Explorer, perché Regolith è il suolo degli asteroidi, si chiama Regolite. E quindi questa è la preparazione della missione, il satellite sta dentro a questa capsula che sta sulla testa di questo razzo, che è un Atlas 5, che sta per essere preparato e montato sulla piattaforma, se non mi sbaglio, 39A di Cape Canaveral. Questo è un video commerciale che si trova su YouTube, però è bello da vedere come lo faccio vedere. E noi eravamo presenti, chiaramente non vicini così, perché lì ci vanno solo gli ingegneri e i tecnici che sono abilitati a usare i propri lenti chimici e così via, è un grosso petardo, diciamo così, bisogna stare molto attenti. E questo è il lancio che è stato fatto nel 2016, l'8 settembre, la sala di controllo, che se non mi sbaglio sta a Houston, ma il lancio avviene da Cape Canaveral, in Florida, non lontano da Orlando, e è stato un momento bellissimo perché il lancio è quasi al tramontare del sole. Qui vediamo l'accensione dei motori, ha un motore principale, un booster che lo spinge per poterlo mandare fuori dalla gravità terrestre, e un razzo relativamente piccolo, non è, insomma, proprio piccolo non è, ma non è neanche dei più grandi. Per esempio il lancio della Tesla era un razzo molto più grande. Questo però è molto, molto impressionante vedere. Qui si fa vedere le fasi della missione, ci sono dei telescopi che lo osservano, e poi il distacco delle booster principali, ce l'avevano solo, e qui è il distacco del secondo stadio, questo è una parte del secondo stadio, si chiama Centaur, e questa è la missione spaziale, la vera immagine della missione spaziale che non ha ancora i pannelli solari aperti. Questa è la parte di lancio prima, quando è uscito dall'atmosfera terrestre e dalla gravità terrestre. Poi la missione spaziale viene lanciata su un'orbita che va, si allontana dalla Terra e va verso l'asteroide. Allora, è stata lanciata l'8 settembre 2016 e arriverà all'asteroide Bennu agosto di quest'anno. E, infatti i miei colleghi io dovremmo andare a cominciare da dicembre di quest'anno a Tucson, in Arizona, dove c'è il sistema di controllo, c'è la sala di controllo, per cominciare a vedere le immagini e decidere cosa fare. La cosa principale che Osiris Rex farà, questa è un'animazione, ma ci assomiglia molto, ecco cosa farà Osiris Rex, se funziona. Ok, la prima cosa è che è tutta piccola rispetto a Bennu, ha questo taxa, che è un dispositivo che va con una specie di è una specie di zanzara che va praticamente a posarsi sul suolo e questa operazione dura qualche secondo. Sono delle bombole di azoto che vengono aperte, ce ne sono tre, però ne viene usata una sola, viene fatto in pressione, l'azoto muove la regolite, cioè che è come della sabbia, della ghiaia, sperando di trovarla, e questa regolite si fissa dentro a questo dispositivo. Si chiama Taxan. E la fase successiva è quella di prendere Taxan, lo si mette dentro questa capsula. Questo è un braccio robotico, viene tutto fatto dalla missione spaziale da sola, chiaramente però c'è il controllo da parte nostra, da Tucson, in Arizona. Poi la missione riviene verso Terra, cioè, attenzione, starà sull'asteroide, intorno all'asteroide. A partire da quest'anno l'arrivo è, diciamo così, agosto, settembre, ottobre, dipende da come definite l'arrivo.
lei incomincia a vedere l'asteroide, non sto andando troppo veloce, ma incomincia a vedere l'asteroide intorno ad agosto-settembre. E il ritorno è previsto, cioè la ripartenza dall'asteroide nel 2021, il ritorno della capsula che contiene il campione di asteroide, nel settembre del 2023. E poi, vabbè, è fatta in modo classico, cioè la missione spaziale si allontana, la capsula entra nell'atmosfera, a terra, e noi andremo, non io chiaramente, ma dei miei colleghi, andranno a recuperare l'asteroide, i pezzi di asteroide. Per esempio, quello che mi devo occupare io insieme agli altri colleghi, perché non lo faccio da solo perché sarebbe troppo rischioso, è di decidere dove andare a catturare il campione, perché si fa con delle tecniche particolari, eccetera. Ok, concludo dicendo una cosa importante, è che la cosa importante è che questo asteroide Bennu probabilmente, non siamo ancora sicuri, non ci stiamo lavorando, è un pezzo piccolo di questa famiglia primordiale che noi abbiamo scoperto. E quindi quando avremo il le misure fatte intorno all'asteroide, quando poi avremo il campione, sarà possibile, diciamo così, idealmente legare qualcosa che avrete nelle mani, il campione di questo asteroide, con l'asteroide Bennu e con la famiglia nella quale viene, quindi dai primi planetesimi che si sono formati nel nostro sistema solare. Quindi veramente una cosa incredibile fare questa. Poi vi lascio con le conclusioni, spero non aver fatto di errore di ortografia, come ho scritto in velocità, e vi ringrazio per la vostra attenzione, se avete domande sono ben contento di rispondere. Ci posso. Si chiamano risonanze di moto medio, cioè vuol dire che un asteroide, se ha una orbita con un semiasse maggiore di 2,5 unità astronomiche, è in risonanza 3 a 1 con Giove. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre Giove fa un giro intorno al Sole, quell'asteroide lì ne fa 3. Però succede questo, che praticamente l'asteroide e Giove si trovano, quando Giove fa un giro completo, l'asteroide fa nel frattempo 3, ma quando ha completato il terzo giro, Giove e l'asteroide si trovano allineati nel cielo, sempre nella stessa direzione. E questo, quindi Giove lo attira, cioè c'è una forza di gravità sempre nella stessa direzione, e per cui l'orbita non è stabile, per quello non ci sono asteroidi in quella zona lì, cioè sono stati eliminati, diciamo. Ce n'è un'altra di zona che si vede meno, che sta qui, comincia qui a 2,1, che è molto simile, però è curva, per quello la parte interna della cintura ha questa forma cuneo, perché c'è una zona di instabilità gravitazionale che comincia a 2,1 unità astronomiche e salendo in inclinazione aumenta di semiasse maggiore. Anche quella è una zona di risonanza instabile, quindi gli asteroidi non ci possono stare. Per quello la cintura è tagliata in questo modo. Riguardo alla fascia degli asteroidi, se mi pareva di aver letto, mi corregga se sbaglio, diciamo riguardo all'equazione di distanza dai pianeti, che quadrerebbe, diciamo, con un ipotetico pianeta primordiale fra Marte e Giove. Ecco, volevo sapere, a livello scientifico, diciamo, è provato che sia un pianeta che non si sia mai formato, o c'è una qualche possibilità che si tratti di un pianeta che si sia
sia poi disintegrato per un impatto primordiale? Allora, anche questa è una bella domanda, ed è questa la famosa legge di Titius Bode che parlo. Sì. Allora, ci potrebbe stare un pianeta, ma visto che Giove è molto massivo e si è formato molto velocemente, e praticamente ha perturbato le orbite di quella zona lì per cui un pianeta, da quello che sappiamo, non si è formato. Allora, far esplodere un pianeta è praticamente impossibile, cioè veramente, veramente difficile. Per cui la probabilità che il pianeta non si sia mai formato rispetto alla probabilità che il pianeta sia stato fatto esplodere è estremamente più alta, diciamo così. Ci sono, però, ci sono della gente che sta lavorando. Ci sono delle idee che alcuni asteroidi, solo una piccola parte, potrebbero essere dei pezzi di un pseudo pianeta che da qualche parte è sparito. Diciamo, concludo dicendo, a questo tutto un altro discorso, dicendo che è possibile, secondo alcune teorie, in particolare quelle su cui lavora questo mio collega Alessandro Morbidelli, che cioè è molto probabile, diciamo così, che i pianeti che vediamo, dove li vediamo oggi, non erano dove sono formati, cioè non sono, i pianeti sono formati in un'altra zona rispetto a quella dove sono oggi, e sono tutti pianeti giganti, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, ed è possibile che durante le fasi di aggiustamento delle orbite ci fosse stato un quinto pianeta gigante, tipo nettuniano, diciamo così, che è stato buttato fuori. Cioè tutto quadra meglio nelle teorie, però sono teorie da dimostrare. Anche a voce penso di... Sì. Per datare le condriti, che tipo di isotopi usate? Questo qui non lo so bene. Si usano diversi tipi di isotopi, si usano ad esempio... si usano l'hafnium tungsteno, è l'elemento più usato. Poi si usa l'isotopo del piombo, per esempio, per datarlo, l'uranio, per esempio. E poi ci sono, questi sono i radionuclidi che hanno vite molto lunghe, se non mi sbaglio, però non sono specialista di queste cose. Oppure si può usare anche, per esempio, l'alluminio 27, che decade in altri prodotti molto velocemente, tipo mezzo milione di anni, se non mi sbaglio. Per cui si fanno datazioni, diciamo così, a scaletta. Si usa un tipo di isotopo per prendere la data principale, poi si possono fare delle datazioni relative a quella data, dentro la stessa meteorite. È molto piccola, molto 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 piccola, sì. Praticamente sono Giunone e Vesta sono la maggioranza della massa della cintura, gli altri Cerere fa un diametro di circa 1000 km, ok? Pallas è 560, Vesta è tipo 500, 480, qualcosa del genere di diametro, Giunone è simile, non mi ricordo, forse 300, non mi ricordo la memoria, Temis 200, cioè Psiche 200, riesco a contarli sulle mani. Il resto degli asteroidi, cioè sotto i 12, ci sono tipo 200 asteroidi più grandi di 100 km, cioè sono tipo questi che ho contato più grandi di 200, chi è che manca? Mi sembra basta. E questa qui è la maggioranza della massa, tutto il resto è una piccola frazione di questa massa. Quindi è che mettendoli tutto insieme non ci si arriva neanche alla Terra? No, assolutamente no, 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 assolutamente no, assolutamente no, neanche la massa della Luna, ma neanche, no, no, no. Però, come vedi, per i metodi che ho detto, la formazione di famiglia e il fatto che gli asteroidi scappano per queste risonanze, la cintura ha perso massa, ok? E in seguito alla sua domanda, diciamo così, la cintura poteva essere molto più massiva prima che i pianeti giganti aggiustassero le loro orbite.
Per cui si pensa che la cintura abbia perso, almeno nella fase normale del nostro sistema solare, almeno metà della massa di quella che aveva. Se aggiungiamo le fasi iniziali dell'aggiustamento delle orbite, sono ordini di grandezza. La massa poteva essere, non si sa bene, dipende da quella teoria, però potrebbe essere 10 volte di più o anche di più, dipende dalla teoria che prendi. In parte ho già risposto alla domanda. La differenza in chilotteri tra asteroidi e pianeti, quando uno viene definito asteroide e quando uno viene definito pianeta? Non c'è una vera differenza di diametro. Allora, c'è una definizione precisa dell'Unione Astronomica Internazionale per la quale Plutone è stato buttato fuori da pianeta. Allora, un pianeta sostanzialmente è un oggetto sferico che orbita intorno a una stella, come il nostro Sole, e che non ha altri oggetti simili su orbite vicine. Cioè, dell'Unione Astronomica Internazionale è un po' più complessa. Dice che questo oggetto deve aver pulito le orbite che gli stanno attorno. Perché questa idea? Perché se voi mettete un pianeta lì dentro, questo pianeta impatta questi oggetti, quindi un po' se li prende su di sé, perché la massa aumenta di questo pianeta, quindi sono collisioni accretive. Un po' li butta fuori per delle questioni di risonanza simili alla risposta alla sua domanda, li butta fuori. Per cui questo, se voi mettete un pianeta qui, vuoterebbe la cintura, quasi direttamente. Ok, quindi Plutone non è più un pianeta, Plutone è rotondo, relativamente sferico, è in orbita attorno al Sole, ma non è più un pianeta perché non ha pulito la zona che è intorno a lui. Perché questo? Quando l'ho scoperto nel 30 era l'unico, ma a partire dal 92 sono stati scoperti altri oggetti simili a Plutone, sempre di più, che sono gli oggetti transnettoniani, che voi vedrete tra qualche mese, e quindi Plutone non è più un pianeta perché non ha pulito degli oggetti transnettoniani, ci sono tuttora degli oggetti transnettoniani. E questa è un po' la definizione. Potrei dire che un asteroide praticamente è un oggetto che perde la forma sferica. Ecco, a questo punto, l'asteroide più piccolo sferico è Vesta, però non è più proprio veramente sferico. Infatti c'era che in 1000 km lo chiamiamo pianeta nano. Può essere asteroide e pianeta nano. Quindi Cera e Vesta è un po' il limite tra le due, diciamo così. Risposto. Alla luce delle conoscenze attuali delineate nell'ultima conferenza. Grazie. In che misura possiamo ritenere ancora valida la vecchia classica teoria escogitata dal filosofo Kant e perfezionata dallo scienziato Laplace all'inizio dell'Ottocento sulla formazione di sistemi planetari, eccetera, eccetera? Grazie. Dunque, non sono un esperto di storia della scienza, per cui mi scuso per questo. Per quello che ne so io direi che è abbastanza vicina, perché loro dicevano che ci deve essere questo disco nel quale si formano gli oggetti che osserviamo oggi, e questi dischi non solo li teorizziamo, senza il disco non è possibile spiegare, senza la nebulosa primordiale, diciamo così, che poi dà forma alla stella, al disco di accrezione e poi al disco proprio planetario, praticamente non è possibile spiegare la formazione planetaria. Questi dischi li abbiamo osservati adesso grazie ai telescopi spaziali e ad ALMA e ad altri strumenti come il telescopio dell'ESO, eccetera, per cui si vedono attorno ad altre stelle. Sappiamo datare le stelle in un certo modo grazie ai modelli di evoluzione stellare, per cui vediamo che questi dischi hanno una certa età, li vediamo anche dentro certi ammassi stellari. In base alle orbite di queste masse stellari possiamo dire che c'è una certa età, per cui direi che ci sono dati vicini, ecco. Poi i dettagli sono probabilmente diversi, ecco. Non sono spirali,
ci sono vari altri dettagli che sono molto più complicati, però la nebulosa c'è. Visto che la famiglia che avete studiato è così dispersa, con quali metodi avete determinato che appunto questi asteroidi, pur essendo così dispersi, fanno parte tutti di un'unica famiglia? Questo è difficile rispondere. questo è difficile, ne prendiamo dal tecnico. Se vuoi lo faccio vedere, però dico che cioè questa è una conferenza, diventa una cosa più tecnica. Dunque, ti azzardo una risposta, cioè rispondo in modo veloce e poi se vuoi guardiamo nel dettaglio. Allora, generalmente le famiglie sono identificate come gruppi negli elementi orbitali. Ci sono tre elementi orbitali principali che guardiamo, che sono il semiasse maggiore dell'orbita, cioè quindi quanto grande è l'orbita, l'inclinazione dell'orbita e l'eccentricità. L'eccentricità ci dice quanto un'orbita è allungata, ok? Un'eccentricità zero è praticamente un cerchio. Ci sono degli asteroidi che hanno 0,1, 0,05, fino a 0,2, 0,3 di eccentricità. La Terra è 0,0017, se non mi sbaglio, non ricordo benissimo. Ok, quindi guardando gruppi in questo spazio degli elementi orbitali trovi queste famiglie. Poi la gente ha cominciato ad aggiungere le proprietà fisiche come l'albedo, gli spettri, e questi gruppi sono rimasti gruppi, cioè sono gruppi non solo negli elementi orbitali ma anche gruppi nelle proprietà fisiche, tipo la riflettanza, così. Non tutti, ma cioè, il 99% sì. Allora, c'è un'altra proprietà delle famiglie che è questa dispersione. Quindi, una famiglia quando nasce è molto compatta, le orbite sono molto vicine e poi si disperdono. Ma la velocità con la quale gli asteroidi si allontanano dal centro della famiglia è inversamente proporzionale al loro diametro. Cioè, più un asteroide è piccolo, più si allontana velocemente. Per cui, anche se il gruppo è molto disperso, però se tu guardi una correlazione, diciamo così, tra la distanza e l'inverso del diametro, riesci a vedere delle forme in questo spazio che ti indicano delle famiglie. E infatti nello spazio del diametro e semiasse maggiore, la famiglia che noi vediamo antica è molto molto chiara. E riesce a vedere che quelle famiglie molto giovani sono proprio molto molto chiare. Però ne riesce a trovare anche di molto vecchie che con l'altro metodo, guardando solo gli elementi orbitali, non riesce a trovare. Non so se ho risposto, se no posso far vedere dei diagrammi. Aggiungo una cosa velocissima. La cosa che ci interesserebbe è collaborare, diciamo, con voi, con tutti, con chi ha un telescopio, una certa apparecchiatura, una certa dimestichezza da utilizzare, è la cosa seguente. Gli asteroidi si disperdono in direzioni diverse a seconda della loro forma e di come ruotano. Per cui, per esempio, se tutti gli asteroidi che vanno più vicini al Sole devono ruotare, devono essere tutti retrogradi, mentre invece quelli che si allontanano sono tutti progradi, cioè col polo di rotazione in un senso e l'altro nell'altro. E questo noi non lo sappiamo ancora. Per cui, se ci aiutate a farlo, se ci aiutiamo a farlo, sarebbe veramente una cosa molto interessante da perché potrebbe mostrare che magari abbiamo sbagliato, che la famiglia non è. Questo è un test molto importante della famiglia. Quanto tempo fa può risalire la creazione di un'ultima famiglia, diciamo? Le più giovani? Sì, esattamente. Questa è un'altra bella domanda. Ce ne sono alcune. Allora, così a occhio, le famiglie più giovani che mi ricordi sono di qualche milione di anni. Però ci sono anche dei gruppi di asteroidi che sono molto piccoli e molto, molto pochi, cioè sono tipo 5, 6, 10, in cui sono studiati in un altro modo, ma sono dell'ordine delle 100.000 anni, qualcosa del genere. Poi ci sono anche impatti che abbiamo visto recentemente.
Sì, cioè si vedono degli impatti sugli asteroidi, grazie ai telescopi spaziali, eccetera. Abbiamo visto proprio gli impatti qualche giorno dopo, però non vediamo ancora la famiglia, perché cioè, gli impatti grossi sono molto poco frequenti, se uno ogni 100.000 anni, ogni 10.000 anni, per cui beccarne uno è veramente difficile. Ma abbiamo visto quelli piccoli, però quelli piccoli non vedi più i frammenti sono asteroidi piccoli che impattano asteroidi piccoli, per cui i frammenti sono molto piccoli, per cui i frammenti vanno via, non ci vuole un telescopio da, non so, da un chilometro per vederli. Volevo chiedere una cosa anch'io, E il campione del terreno dell'asteroide Bennu che verrà riportato a terra dalla missione Osiris-Rex, ecco, voi avete già un'ipotesi della composizione chimica di questa famiglia? Vi aspettate già di trovare qualche cosa? Oppure non avete un'idea della composizione chimica magari facendo lo spettro della famiglia o di condriti carbonacee? E un'altra cosa, il problema della contaminazione del campione, essendo a contatto con la navicella, la sonda, per cui i problemi proprio di sterilizzazione anche della sonda, perché non contaminare il campione anche nel rientro a terra potrebbero finirci delle molecole terrestri, diciamo. Grazie. Sì, allora, dunque, abbiamo un'idea, chiaramente. Quello che sembra più plausibile è che sia simile alla condrite carbonacea tipo CM, che sta per Murchison, Coldwell-Pockville, ce ne sono diverse. Sono molto rare, ma ce ne sono. Per quello si va su quell'asteroide lì, perché abbiamo scelto quell'asteroide lì mica per niente, perché ci assomiglia. Perché sono le condriti dove ci sono gli aminoacidi, eccetera, eccetera. Chiaramente, come posso dire, quando tu fai delle analisi di laboratorio e fai gli spettri anche in laboratorio, sono dati molto buoni. Quando tu osservi con un telescopio, anche un telescopio da 10 metri, osservi un oggetto che è 500 metri a 1, 2, 3 unità astronomiche, lo spettro ha molto rumore, eccetera. Quindi non è facile tirare fuori queste conclusioni. Un errore di misura è molto importante. Comunque, noi pensiamo che sia la cosa che più si avvicina a una CM, con il carbonaceo tipo CM. Il legame con la famiglia dovrebbe essere più preciso. Bennu lui stesso è molto difficile che sia un figlio diretto della mia famiglia antica, ma probabilmente è un figlio di un figlio, perché questa famiglia molto antica ha poi fatto tanti dei vari asteroidi e alcuni di questi asteroidi si sono rotti a loro volta facendo delle famiglie più giovani. Ci sono due in particolare che si chiamano Polana e Eulalia che ci interessano, che probabilmente sono legate alla nostra famiglia primordiale, dalle quali molto probabilmente Bennu viene. Per rispondere alla cosa finale, la contaminazione è un problema, certo. La navetta è sterilizzata, cioè è montata, installata in una camera, cioè in sale bianche, come si dice in italiano, una camera pulita, diciamo così, dove stanno molto attenti, molto molto attenti alla contaminazione, in particolare del taxa. Ma inoltre ci sono dei testimoni, diciamo così, che sono delle zone, diciamo, porose, fatte in un certo modo, che vengono praticamente a contatto in un certo modo vicino, fanno la stessa cosa che farà il campione. E quindi se troviamo una contaminazione, per esempio se troviamo delle molecole che non stanno nei testimoni ma stanno solo nel campione, cioè probabilmente è quella del campione. Se invece le troviamo in tutte e due, dice, potrebbero essere anche cose che vengono dalla contaminazione. Certo, la contaminazione è sempre possibile, non è che puoi togliere tutti i batteri uno per uno. Tra l'altro ci sono dei batteri che resistono nello spazio. È stato mai valutato, ma è valutato la distanza media tra una
è molto bravo per schivare le persone di muove la frenare. Ecco, sono molto distanti. Sono molto distanti, sostanzialmente la cintura è vuota. La cintura è sostanzialmente vuota. Cioè, se tu stai su una scarpa e non ne vedi un altro vicino. Cioè, diciamo un telescopio per dirlo, un telescopio serio. Grazie. Allora ringraziamo Marco Del Monte per la bellissima conferenza e soprattutto la disponibilità a rispondere a così tante domande. Grazie. Volevo aggiungere che se qualcuno volesse fare queste osservazioni, noi ci interessano. Beh, contattate, io faccio il tramite con Luigi. Luigi Pizzemeni. Se anche vuole passare delle ore al telescopio, a noi ci fa piacere. Aiutiamo Marco Del Bosco. Esatto. Aiutiamo la scienza. È un po' noioso fare l'osservazione al telescopio. No, è bellissimo. Noi stiamo convincendo a venire alle nostre osservazioni. No, a me piace quando il telescopio non si rompe, non funziona, non è più divertente. Aggiustarlo, proprio da ingegnere, da maschio. Una volta all'ESO c'è stato un terremoto durante le osservazioni. Ricordo prendersi specchio, c'è una finitura che metti davanti alla telecamera, ma vedi proprio la finitura che arriva nella CCD, poi vedi l'asteroide, poi ci metti il prisma che disperde la luce. E c'è stato un terremoto, cioè, poi fai l'esposizione, quindi dura mezz'ora, eccetera. Se non terremoto tutti gli altri telescopi sono andati in parcheggio. Forché quello che usavo io è un telescopio tra l'altro fatto in Italia, l'NTT, che è un telescopio veramente fatto da avanzando, di grandissima qualità. L'unico telescopio che non ha dato protezione era il mio, e quando il terremoto, cioè l'esposizione è finita, la stella era sempre in posizione. Bene. Quindi vedremo se sarà possibile collaborare allora con l'Osservatorio Astronomico di Nizza, sarebbe un onore. Io vi ringrazio e vi do appuntamento qui al Museo di Storia Naturale per la prossima conferenza il 17 marzo. Però prima, se ci venite a trovare anche al Castello del Vertice il 10 marzo con la conferenza sulla Luna. E grazie a tutti, arrivederci.